Nel 1942 i nazisti si resero conto che i sistemi usati fino ad allora per uccidere erano inadeguati. Dovevano eliminare milioni di persone, un'intera razza. Ma per poterlo fare bisognava trovare un metodo estremamente rapido ed efficiente. In una località nei boschi a nord della Polonia, vicino a Chełmno, i nazisti sperimentarono l'esecuzione in massa di ebrei con gas letali. La cosa funzionò. I nazisti cominciarono a costruire fabbriche di morte. Milioni di ebrei conobbero la morte a Belzec, Treblinka, Sobibor e Birkenau. Quando gli alleati rovesciarono le sorti della guerra e cominciarono a respingere l'esercito tedesco, i nazisti affrettarono i ritmi dello sterminio. Attraverso tutta l'Europa, treni carichi di ebrei e di altri classificati come indesiderabili si dirigevano verso i campi di concentramento. Appena arrivati, quasi tutti i bambini e i vecchi venivano uccisi col gas e i loro corpi cremati. Quelli abbastanza forti per lavorare venivano mandati ai lavori forzati, o nelle miniere di carbone, o in fabbriche di armi e munizioni. Altri erano impiegati ad alimentare i forni che cremavano le loro madri, i padri, i fratelli e le sorelle. Affamati e malati, altri si aggrappavano alla speranza di sopravvivere in posti come Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen e Auschwitz.